Questo è il racconto di 13 giorni incredibili, un viaggio di 3.680 km lungo le meravigliose strade della West Coast americana. Perciò mettetevi comodi e godetevi mille diversi paesaggi degli Stati Uniti d'America. Arriviamo a Los Angeles con 13 ore di volo alle spalle e lì incontriamo Andrea dopo 3 mesi dalla sua partenza per Yellowstone. Andiamo subito a ritirare il nostro mezzo, una Jeep Cherokee a cui ci siamo affezionati moltissimo e che di lì a poco sarebbe diventato la nostra casa mobile. Pur essendo sera e avendo avuto alcuni problemi con la prenotazione dell'albergo, decidiamo comunque di passare la serata al molo di Santa Monica. Giorno 2 è dedicato interamente a visitare Los Angeles, dove per forza di cose è necessario spostarsi in macchina viste le distanze. Ci dirigiamo subito nella zona chic, a Beverly Hills, quartiere tenuto ovviamente molto bene, dove è presente anche una delle vie più conosciute al mondo, Rodeo Drive, nella quale sorgono negozi di lusso e brand di alta moda. A pochi minuti di macchina visitiamo anche la famosa Walk of Fame con le sue oltre 2600 stelle suddivise tra personaggi facenti parte dell'industria cinematografica, televisiva, discografica, radiofonica e ultimamente anche del teatro. Percorriamo le tortuose e ripide strade fino a raggiungere Lake Hollywood Park, un piccolo parco verde in mezzo a tanto paesaggio secco, ideale per chi vuole scattarsi un selfie con la famosa scritta. Il panorama intorno è stupendo, si passa dal verde del parco al deserto secco. Più in là un lago artificiale permette alla vegetazione di crescere rigogliosa e sullo sfondo si vede solamente una piccola parte dell'immensa città di Los Angeles. Da qui saliamo ancora fino al Griffith Observatory, da dove è ancora visibile la scritta Hollywood. L'osservatorio è posto in cima al Monte Hollywood ed è ottimo per ammirare il panorama della città che neanche da qui, purtroppo, è possibile vedere per intero. Prossima destinazione Walt Disney Concert Hall. Per volere di Annalisa, facciamo tappa alla famosa sala concerti. L'edificio, disegnato da Frank Gehry per volere della vedova di Walt Disney, è stato inaugurato il 23 ottobre 2003 e la sua particolare architettura è stata largamente criticata. E per concludere in bellezza, abbiamo deciso di immergerci pienamente nell'atmosfera da film e nei cliché americani. Vedere il tramonto sulla spiaggia di Santa Monica. Non pare vero di essere lì ad ammirare i colori arancioni del tramonto con lo sfondo uno dei posti più famosi al mondo, e noi abbiamo deciso di metterci anche un po' di casa nostra. Iniziamo il terzo giorno con la consapevolezza che sarà la tappa più lunga di tutte, quella che ci porta da Los Angeles a Phoenix.
Dopo aver avuto non poche difficoltà ad uscire da Los Angeles per via delle 10 corsie per parte e per le uscite improbabili, percorriamo una strada che non offre niente se non un deserto secco fino ad arrivare all'oasi di Palm Springs. Convinti che ci fosse qualcosa da vedere, ci dirigiamo al Visitor Center, ma in fin dei conti è una bella cittadina da 40 gradi solo per chi vuole riposare e dai soldoni. Prendiamo la nostra casa mobile e guidiamo fino a Phoenix, dove troviamo un bellissimo tramonto e la camera più bella di tutta l'intera vacanza. Appena partiti ci dirigiamo verso la cittadina di Scottsdale, a pochi minuti dal nostro hotel, un piccolo borgo, ma in realtà neanche tanto, costruito interamente con le fattezze del Far West. L'atmosfera è molto strana, non ci sono molte persone per strada e approfittiamo per fare una passeggiata tranquilla e goderci la pace. Da lì procediamo verso Sedona, un bellissimo paesetto costruito e circondato da meravigliose montagne rosse. A pochi minuti dal centro poi andiamo a visitare una chiesa che si staglia incastonata tra le rocce. Qui ci imbattiamo anche in una brutta imitazione di una delle montagne più belle e famose al mondo, il Pupo di San Lorenzo all'Osso di Calore. La nostra meta è quindi il Grand Canyon, che dista qualche ora di macchina. Decidiamo di spezzare il viaggio facendo una piccola sosta a Flagstaff. Un centro carino e caratteristico, senza però nulla di particolare da visitare, anche se per di qua passa la via più famosa al mondo, ovvero la Route 66. Procediamo verso il Grand Canyon e il paesaggio cambia radicalmente. Saliamo molto di altitudine e questo diventa quasi alpino, pieno di alberi e prati. Un bellissimo tramonto ci accompagna verso la meta, e vuoi non fare una bella foto con la lunga strada dritta e la rinomata linea gialla che divide le carreggiate? Il quinto giorno è uno di quelli importanti. Quelli dove ci sono grandi aspettative, perché andiamo a vedere il cuore dell'America. Sveglia presto e via verso il primo punto panoramico del Grand Canyon. Il termometro alle 6:30 di mattina segna un grado, ma noi siamo professionisti e non ci facciamo intimidire. Il bello di quest'ora è che non troviamo praticamente nessuno e possiamo rimanere in silenzio ad ammirare questa meraviglia della natura, che però è ancora un po' coperta dalla nebbia. Proseguiamo verso i vari viewpoint e lo spettacolo autentico non tarda ad arrivare. Sembra impossibile, ma non si riesce a rendersi conto di quanto vasto sia questo posto e di come la natura sia riuscita a modellare un simile paesaggio.
In lontananza vediamo la torre che saremo poi andati a visitare, piena di dipinti dei nativi americani, forse. Dalla torre si ha una bellissima vista su un bel piano verde che, a mio avviso, sarebbe stato ben occupato da indiani d'America in qualche dimostrazione storica. Lasciamo quindi il Grand Canyon e ci dirigiamo nella terra degli indiani, direzione Monument Valley. Dopo qualche ora di macchina arriviamo al confine con lo Utah, dove ci fermiamo per fare una foto con il cartello e qui incontriamo un motociclista che sta andando a trovare suo figlio che vive a migliaia di chilometri di distanza. Ancora pochi minuti e giungiamo quindi a destinazione. Già fuori dal parco sono visibili le rocce con la forma caratteristica, ma la vera scena è ovviamente all'interno del parco. Non par vero, ma le iconiche montagne che si stagliano in mezzo al deserto sono davvero vicine alla terrazza panoramica, e questo fa la gioia di Andrea. Ma non è finita qui. Dobbiamo andare ancora a Forest Gun Point, dove è stato girato il film da cui il posto ha preso il nome. Il punto è a circa 15 minuti di macchina, ma sembriamo non trovarlo fino a quando non mi viene l'illuminazione. Non è che magari lo abbiamo alle spalle? Accosto la macchina. Un gruppo musicale suona su una collinetta mentre le macchine si fermano e la gente si tuffa in mezzo strada per fare la foto. Ed è ovviamente quello che facciamo anche noi. Il quinto giorno non finisce mai e l'ultima tappa è ancora una volta un simbolo, Horseshoe Bend. Arriviamo al tramonto quando la luce è ormai quasi del tutto uscita dal canyon, ma lo spettacolo è comunque mozzafiato. La sesta giornata non inizia neanche tanto presto, visto che abbiamo il pulmino per l'antilope canyon proprio di fronte al nostro hotel. Dopo aver lasciato gli zaini per il divieto, ci avventuriamo nel deserto sobbalzando su e giù grazie al rally dell'autista.
Essendo mattina presto, la luce non entrava ancora nel canyon, ma verso la fine del tour lo spettacolo si è fatto ancora più intenso, con giochi di luci incredibili. Approfittiamo quindi per fare delle bellissime fotografie, grazie anche alla nostra guida che ha settato appositamente il telefono di Andrea. A pochi minuti di macchina, tappa in realtà prevista per il giorno precedente, visitiamo Lake Powell, con la sua diga che è tra le più imponenti al mondo. Riprendiamo la nostra casa mobile e guidiamo verso il Bryce Canyon. Ma era ora di pranzo e quindi cerchiamo un'area di sosta per mangiare i panini che ci siamo comprati al Safeway, un supermercato in stile italiano bellissimo. L'area di sosta non la troviamo, ma scopriamo di meglio, un bellissimo parco pubblico ai piedi delle Montagne Rosse di Kanab. Arriviamo quindi al Bryce Canyon e ci facciamo subito un selfie nel lodge principale della reception. Tempo di appoggiare le valigie e partiamo alla scoperta di tutti i punti panoramici. Il canyon è davvero spettacolare e molto molto particolare. Sembra quasi come quando eri bambino e stringendo la sabbia bagnata facevi le guglie dei castelli. Dopo essere stati nel punto più bello del Bryce, decidiamo di percorrere la strada che lo costeggia fino in fondo, uscendo quindi dal canyon e visitandone altri più piccoli. E la decisione di Annalisa in realtà si rivela azzeccata. Lungo la strada troviamo tantissimi animali che ormai sono abituati alla presenza delle auto e non si pongono nemmeno il problema. Thank you.
Visitiamo il bridge, che da quanto scrivono, entro un secolo non sarà più un ponte, in quanto l'erosione lo farà sicuramente cadere. Tutte le rocce hanno quel colore e quella sabbiolina così rossa da sembrare quasi paprika, citazione di Andrea, che però non sbaglia. E questo è un effetto davvero stupendo agli occhi. Si sta facendo sera e noi andiamo verso la cima del canyon, dove ci attende un tramonto incredibile. La prima cosa del settimo giorno decidiamo di andare a vedere il Sunrise Point, ovvero il punto dell'alba. Da qui ci mettiamo in marcia verso lo Zion National Park. Dopo aver girato mezz'ora per il parcheggio senza trovare posto, prendiamo la navetta che percorre la Scenic Drive, una strada che sale attraverso il canyon e le sue particolari formazioni rocciose. La strada di rovero non presenta nulla di particolare e solamente le ultime due tappe della navetta sembrano interessanti. Decidiamo di smontare e scendere fino al fiume, dove ci attende un panorama tipicamente west. Non mancano poi mille scoiattoli che vengono vicino in cerca di cibo, e vuoi non approfittare per fare una foto? Ci rimettiamo in marcia per qualche ora di macchina verso la meta della sera, Las Vegas.
Dopo qualche ora arriviamo allo Stratosphere e dopo aver fatto la nostra solita figuraccia da barboni con il valet, ovvero il ragazzo che ti parcheggia la macchina, ci incamminiamo verso il cuore pulsante della strip. Man mano che ci avviciniamo ai casinò che contano, inizia a farci buio e Las Vegas prende vita. È incredibile l'atmosfera che si respira con tutti quei lussuosi casinò a tema, dal Bellagio al Caesar, dal Venezia all'MGM. E ovviamente non possiamo non ammirare il gioco delle fontane davanti al Bellagio, con una colonna sonora decisamente nel mood. La mattina dell'ottavo giorno lasciamo Las Vegas per dirigerci a Mammoth Lakes, ma non prima di aver scattato qualche foto con l'iconico cartello. La successiva del viaggio è la famosa Death Valley, un luogo dove non c'è assolutamente niente se non un caldo infernale, ma è proprio questo il bello di questo posto.
distese di sale che si trovano al di sotto del livello del mare, 43 gradi e una lunga strada infinita su e giù per le montagne. Dopo molte ore di viaggio passate con problemi ai freni per il caldo e i passi da affrontare, avevamo quasi perso la speranza. Ma fortunatamente siamo riusciti ad uscirne, a incontrare nuovamente la civiltà e un McDonald's che ci sembrava oro. Arriviamo la sera a Mammoth Lakes, un posto che francamente mi è piaciuto molto. Ricorda molto i paesaggi montani che si vedono nei telefilm, e anche un po' casa nostra. Tante persone snobbano Mammoth Lakes e lo usano solamente come punto di appoggio per arrivare a Yosemite. In realtà noi visitiamo qui anche Hot Creek, un torrente d'acqua fresca che si trasforma in un'autentica piscina ribollente multicolore. Ma il giorno 9 è un grande giorno, un giorno di grandi aspettative. Oggi andiamo a Yosemite, oggi andiamo a vedere El Capitan e l'Half Dome. Un monolite di un chilometro completamente liscio e teatro di grandi imprese, una su tutte, Honnold nel 2017 con la sua scalata in free solo. Dall'altra parte è l'Half Dome, una mezza cupola molto particolare, divenuta poi ancora più famosa per essere il logo della North Face. We'll be right back.
giornata a passare a fare servizi fotografici ad Andrea, usciamo dal parco in direzione Cedar Lodge, un complesso di stanze, ma non solo, completamente sperduto in mezzo al nulla. A prima vista rimaniamo perplessi, ma poi questo posto ci ha regalato un gran divertimento. Andiamo verso la fine di questo incredibile viaggio. Ultimo giorno di macchina, finalmente, o quasi. Decidiamo di vedere il Golden Gate Bridge e ovviamente, non trovando parcheggio, sbagliamo strada. Siamo quindi costretti ad attraversarlo, ma in fin dei conti è un'esperienza anche questa. Da qui vediamo molto bene il ponte, lo skyline di San Francisco e la famosa isola con la prigione di Alcatraz. Tornando indietro, lasciamo definitivamente la nostra casa mobile dopo 3700 km. Siamo sollevati di non dover più guidare, ma ci dispiace un po' e vogliamo immortalare il momento con un bel selfie. Visitiamo il cuore di San Francisco, il Fisherman's Wharf, la zona portuale piena di negozi. Da qui si vede la famosa isola di Alcatraz e poco distante passeggiamo lungo tutti i suoi moli e gli inconfondibili ed iconici leoni marini. Ci spostiamo di pochi minuti su salite incredibili fino a Lombard Street, una delle vie più particolari e tortuose al mondo. Saliamo poi alla Coit Tower, una torre posta in cima ad una collina e da cui si può ammirare tutta la zona del porto.
All'indomani la prima tappa è Union Square con i grandi magazzini Macy's. E poco più in là assistiamo al famoso cambio di marcia dei trenini di San Francisco. Proseguiamo poi verso le Painted Ladies, un gruppo di case tutte uguali e colorate, per poi dirigerci al più grande parco della città, che a tratti è molto bello, ma fin da subito abbiamo capito che era un posto non proprio raccomandabile e da cui era meglio uscire il prima possibile. Ultimo giorno in America. Lo passiamo passeggiando e fotografando la particolarità di San Francisco, ovvero le sue strade ripide. E ad Annalisa non può che venire in mente una delle sue grandi città, ovvero Trieste. Ma è arrivato il momento di tornare a casa. Venezia ci accoglie con uno splendido tramonto. Siamo tutti estremamente felici della fantastica avventura passata insieme, ma dall'altro lato siamo anche un po' nostalgici e tornare a casa è sempre una delle sensazioni più belle del mondo.